Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Se non mi conoscete, io sono Anna. Oggi parleremo di finiti e bocciati. Non ho tanta roba finita, quindi sarà un video molto breve, però volevo togliermi un paio di cose anche perché questo mese ho fatto un po' una cavolata, cioè nel senso che alcuni prodotti li ho terminati e praticamente li ho buttati. Non chiedetemi il perché. Alcuni prodotti non li vedrete. Sono due comunque, non tantissimi. By the way, direi di iniziare. Allora, iniziamo con il primo prodotto che ho qui a portata di mano, che è un tonico, o meglio era un tonico di Festiori. Questo qua ve ne ho parlato un bel po' di tempo fa, sinceramente anche qui sul canale. Fa, se mi ricordo, vi metto le schede qui, se non sbaglio sono qui. Come tonico mi piace, molto 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 idratante. Poi, altro prodotto che ho terminato è il siero di Pixi. Questo qua è il siero al latte. Mi è piaciuto tantissimo, è veramente idratante. Se avete una pelle mista, secca, questo è il prodotto che fa per voi. Se l'avete grassa, direi di no, perché è veramente molto idratante. Fa la sua differenza come siero, cioè a livello di idratazione pelle. Quindi top, ma mi sa che ve l'ho promosso in qualche video dei preferiti bocciati che faccio con Sara, se non erro, sì. Della stessa linea ho terminato il detergente, solo che appunto in quel giorno che stavo togliendo, cioè nel senso pulendo il bagno eccetera, ho pulito il flaconcino che era terminato e l'ho buttato. Sapevate già che era uno di quei prodotti che insomma amo e che stavo anche per terminare. Il detergente, anche quello idratante, proprio una crema detergente, quindi niente tensioattivi, non faceva nessuna schiuma, molto idratante, il profumo piacevolissimo. Poi altro prodotto terminato, questo qui è un primer di Zago. E il Bella Pronta è un under makeup skin prep, quindi appunto un primer idratante. Vi dico la verità, andrebbe utilizzato sotto il makeup, però io l'ho usato anche come booster, diciamo, di idratazione. Ad esempio, facendo la skincare alle 7 del mattino e dovendo uscire, non lo so, alle 10 con temperature comunque bassissime, io prima di uscire andavo ad applicare questo qua appunto per ridratare nuovamente la pelle, perché nelle scorse settimane le temperature qui anche al sud erano molto basse. Di conseguenza, insomma, mi serviva quel boost di idratazione in più e me lo sono fatto fuori così, in poche parole. Dovevo comunque finirlo e l'ho finito così. Poi, altro prodotto che ho terminato è la maschera di Fructis Garnier, quella alla banana. Questa maschera ha il 98% di ingredienti naturali. Allora, quello che ho terminato è anche il balsamo, che appunto io ho lavato il flaconcino e l'ho buttato. Molto probabilmente ho buttato anche qualcos'altro e non me lo ricordo. Comunque, allora, la maschera mi piace. La maschera mi piace perché idrata veramente tanto, la differenza si vede se la fate oppure no. E sapete che comunque le linee naturali le prediligo e questa non è male. Per quanto riguarda il balsamo invece della stessa linea, vi dico la verità, non mi è piaciuto tantissimo, solo perché non districa tanto e quindi io non noto la differenza se metto il balsamo oppure no. Considerate anche il fatto che i miei capelli sono molto sottili e dico abbastanza lunghi, di conseguenza se io non metto il balsamo per districare le punte praticamente sono un groviglio e a me mi si annotano immediatamente i capelli, quindi ne ho bisogno sul serio. Purtroppo con i balsami però, quelli un po' più naturali, non mi ci trovo, cioè è difficile che trovo un balsamo con un inci, a parte un'altra linea Garnier, ovvero l'ultra dolce, che forse vi ho promosso sempre qui in un video finiti e bocciati, non ricordo. Comunque, a parte quello che ormai è diventata una sicurezza, cioè non riesco con altre linee a trovarmi bene, non so che fare. La maschera invece no, mi è piaciuta. Poi altro prodotto che ho terminato questo mese è questo prodotto di Detox Skin Food. Questo qui è un balsamo, un cleansing balm, inci naturalmente super naturale, è un balsamo che ho utilizzato per struccare. A differenza degli oli, quindi non lo so,
come vi menziono uno a caso, quello dell'estilista cinico, oppure come l'olio questo qui al cocco, per esempio, di Shaga. Questo qui ha una consistenza molto più densa, anche quest'olio è denso, però nel momento in cui voi lo scaldate, diciamo che appunto si trasforma in un olio vero e proprio, no? Invece questo qua no, questo vi resta sempre, cioè la consistenza resta sempre molto più densa e un pochino vi appanna gli occhi, soprattutto se dovete magari sciogliere dei mascara come mascara waterproof e quindi ci dovete lavorare un po' di più per sciogliere il mascara. Cioè si impastano, ecco, si impastano un po' di più gli occhi, soprattutto le ciglia, però strucca davvero tanto, è comunque un prodotto super naturale. Io non ricordo quanto l'ho acquistato questo, ma non l'ho acquistato tantissimo, quindi cioè io per struccare ve lo consiglio. Non so se al momento sul sito è disponibile, io l'ho acquistato su, ce la farò, non ricordo in questo momento come si chiama. E se non sbaglio anche su Douglas questa linea viene rivenduta, Skin Food, la Detox Skin Food, quindi insomma date un'occhiata lì. Poi, allora, ho ricordato di conservare alcune maschere, però ne ho fatte delle altre, soprattutto pacciocchi. Questo mesetto praticamente ne ho fatti un bel po', perché quando le temperature appunto sono un po' più fredde io tendo ad idratare molto di più la pelle, cioè nel senso mi impegno un po' di più. Allora, iniziamo da questi qua, che sono veramente i più vecchiotti che stanno qui dentro, e sono dei pacciocchi di Giada Cosmetics. Sono di cellulosa naturale al 100%, che hanno un effetto distensivo per occhiaie e borse, e c'è all'interno cetriolo, mirtillo, ginepro e un complesso liftante. Allora, per quanto riguarda distendere la zona, mi ricordo di sì, che facevano questo lavoro. Nel senso che avevo la mattina in cui li ho fatte, avevo il contorno occhi veramente molto stanco, segnato, molto disidratato. E diciamo che non ho gridato il miracolo, però per l'inci anche che ha, il miglioramento l'ho visto immediato. E quel giorno sono riuscita a truccarmi e fare una bella base, non ha, cioè non, a non tornare a casa come la mummia di Tutankhamon, super disidratata. Altri patch contorno occhi, ho fatto questi qua di Garnier. Hydra Bomb è una maschera occhi, riduce le borse, antiocchiai, succo d'arancia, acido ialuronico. Allora, meno 0,4 gradi effetto ghiaccio. Dunque, questi qua sono super idratanti. Imbevuti tantissimo di siero, rispetto a quelli di Giada Cosmetics qui dentro c'era molto più siero, quindi li ho ottenuti anche molto di più sul contorno occhi. Mi sono piaciuti tantissimo, non pensavo che mi piacessero così tanto, considerando anche il prezzo bassissimo, perché io ho sempre fatto le Hydra Bomb, ma utilizzo quelle per pelli sensibili, che sono rosa se non sbaglio, della linea Hydra Bomb, e con quelle mi ci trovo anche molto bene, perché anche quelle sono molto imbevute. Non avevo appunto mai utilizzato i pacciocchi, anche perché io di solito utilizzo sempre quelli di Pixi in idrogel. Dunque, mi piacciono tantissimo, e ho provato anche l'altra versione, quella a mascherina, cioè, invece di avere solamente, ecco, il patch così, e li ho buttati, mi sono incoglionita questo mese, ve l'ho detto. Allora, invece di avere appunto il patch così, cioè i patch sono praticamente a mascherina, quindi idratano, diciamo, tutta la zona, anche la palpebra fissa, cioè è proprio come una mascherina, ecco, una maschera di carnevale. Anche quelle sono molto imbevute di siero, sono molto idratanti, cioè vi idratano veramente tantissimo la pelle. Mi piace tanto, cioè queste qua mi sono piaciute un botto, veramente tanto tanto tanto. Poi un'altra maschera che ho fatto, una di quelle nuove appunto che ho utilizzato questo mese, mi è piaciuta tantissimo anche questa, sempre di Garnier, ed è una maschera con acido, l'1% di acido ialuronico, è rassodante ed ha l'estratto di anguria. L'odore, wow, questa bellissima. Mi ha idratata veramente tantissimo. Se non sbaglio, l'ho fatta nel pomeriggio poco prima di truccarmi. E il make-up, cioè, come dire, la base. Io mi rendo conto comunque anche
dell'idratazione in più, appunto nel momento in cui io vado a fare poi il make-up subito dopo, cioè nel senso come mi risulta il fondotinta, se la pelle è molto più distesa, se è molto più rimpolpata, se è molto più idratata. E con questa qua, una meraviglia, veramente, queste sono ottime. Questa mi è piaciuta di più rispetto a Classic Hydra Bomb di Garnier, a me è piaciuta molto di più. Oltre appunto al fatto che rimpolpa molto di più la pelle, l'idrata molto di più, vi dico la verità, mi ha anche rubato il cuore l'odore, perché ha veramente un odore wow, spaziale, bellissima, bellissima veramente. E ok, io penso di aver terminato questo mese. Ho finito pochi prodotti, però volevo toglierli da questa bustina in modo da ricominciare per il mese di diciamo febbraio-marzo. Quindi il prossimo video lo vedrete molto probabilmente a fine marzo. E nulla, io spero che questo video vi sia stato utile, sicuramente sarà molto breve. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, è gratuito, qui sotto trovate il bottoncino, attivate anche la campanella così vi arriverà la notifica nel momento in cui caricherò un nuovo contenuto. Io vi saluto, vi mando un grande bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!